invece dell'artista al breve alla carriera, ma che non sia un'opera di 10-15 anni fa, che altrimenti non si aggiunge insomma, nulla di nuovo. L'ho detto, mettiamo un'opera di quest'anno, è stata una genesi un po' difficile, però secondo me il risultato è stato molto apprezzato dal pubblico, spero anche da voi, no? Vedete questi due corpi femminili che questa volta, diciamo, no, sono linee abbastanza abbozzate ma abbastanza evidenti, sono due busti femminili e vedete il titolo è Black and White, no? In realtà non vediamo né il bianco né il nero, ma è il colore che, diciamo, governa questa composizione, ma Black and White evidentemente, capite, si riferisce alla carnagione di queste due donne, no? Una più scura sulla sinistra e una bianca sulla destra, quindi c'è anche il tema, così, se vogliamo, della multiculturalismo del corpo della donna, anche, no? Come è stato detto, è come un tema sempre abbastanza, no? Quello della violenza sulle donne, come ha detto prima appunto Giorgia Bea, no? Quindi un tema abbastanza odierno. E vedete qui questi due corpi che però vengono sintetizzati in linea anche qui dall'andamento geometrico, quindi vengono evocate, però vedete che anche qui si tende a una pittura che comunque è movimento. E lo vedete anche in questo fondale, no? Ecco, dicevo una genesi difficile perché poi io l'ho vista appunto, no, nella sua fase non finita, in cui c'è stato questo periodo, quasi questo stallo, in cui sembrava che l'opera non si riuscisse a terminare, invece in realtà insomma penso che l'opera sia ben riuscita e insomma la potete vedere in mostra. Grazie.